Noi abbiamo ancora in Italia le competenze per ripartire. Dobbiamo però fare un grosso sforzo. Questo sforzo deve essere necessariamente in termini politici bipartisan, perché capite che questi impianti che richiedono così lunghi tempi e così sono così impegnativi e così costosi non potrebbero essere messi poi nelle mani di, se l'impegno non è bipartisan, di un governo che poi se cambia, cosa ci si trova? L'Enel si troverebbe, dico l'Enel, di fronte a problemi economici enormi. E un'altra verità che credo difficilissimamente smentibile è l'importanza di queste realizzazioni industriali che è stata già sottolineata prima, perché si tratta di tecnologie avanzate. Tecnologie avanzate significa che possono essere impiegate in molti altri settori industriali specifici e che in una competizione generale, quale quella che stiamo vivendo, sono essenziali. Non si può, abbiamo una crisi economica, abbiamo difficoltà, ma se noi non impegniamo i nostri giovani in questi settori avanzati, facciamo una brutta fine. D'altra parte anche quelle osservazioni fatte prima a proposito dell'importanza che l'energia nucleare sta assumendo nel mondo. Abbiamo visto progressi e impegni di tanti paesi. Noi siamo stati gli unici a prendere la via contraria. E anche qua uno pensa, siamo stati più furbi o io sono per la seconda ipotesi. Noi ci rivolgiamo tipicamente a due tecnologie di reattori, una francese e una americana, che sono già mature. E una curiosità vorrei dirvi, vedete, questi reattori sono reattori della terza generazione avanzata. Che significa terza generazione avanzata? Significa che hanno un qualcosa di più, ma importante, degli reattori più perfezionati, che sono quelli della terza generazione che hanno cominciato a essere costruiti da una decina d'anni a questa parte. Vedete, un grosso problema che questi reattori hanno risolto è quello delle distanze di sicurezza. I primi reattori, quelli della prima generazione, seconda generazione, sviluppati ad esempio negli Stati Uniti, avevano un raggio tutto attorno di 16 miglia, in cui la popolazione doveva essere molto poca e quindi in pratica zone quasi disabitate. E questo in Europa non è possibile. Il problema che, un importante problema che questi ultimi reattori hanno superato brillantemente è stato quello di dire qual è la condizione peggiore concepibile che possa accadere, è che fonda il nocciolo, la parte centrale del reattore. Se questo accade e se si fa una dimostrazione matematica che tutta la radioattività rimane dentro al reattore e rimane freddata, ci sarà una grandissima perdita economica
per la società che ha costruito il reattore. Ma la radioattività fuori non va, rimane tutta lì. Si è arrivati a livelli, ripeto, molto molto elevati. Una riflessione pure che farei, e credo sia importante, è quella di dire, oggi, e questo è vero, ci sono in corso studi avanzati per ridurre, o addirittura distruggere, diciamo il 99% delle scorie radioattive. Questo si otterrà con i reattori della quarta generazione. Ma la quarta generazione, questi reattori li avremo nel 2040-2050. Si basano questi reattori su principi fisici già noti, quindi non c'è nessun bisogno di fare nuove scoperte. Si tratta solo di perfezionare le tecnologie. È vero, questo, diciamo, saranno delle, sono delle prospettive sicure, sicure, ma in tutto, in questi altri 20-30 anni, se il nostro paese non si dà una mossa e non si appresta e distrugge la base scientifica, tecnologica, eccetera, e nei paesi mondiali continuiamo a sentire di livello. Quindi diciamo è molto 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 importante per me, ve lo dice uno che ha passato la vita a studiare queste cose, non perdere questa occasione. È un'importante iniziativa per il nostro paese, un'importante, una cosa che può aiutare molto la nostra economia. E guardate che sotto i profili economici è notorio che noi paghiamo l'energia elettrica molto ma molto di più di quello che lo pagano, di quello che la pagano altri paesi europei. Vogliamo continuare così? Vogliamo continuare ad andare avanti in questa maniera? A me pare una scelta sotto il profilo economico, sotto il profilo scientifico, logico, obbligate. Questo non toglie una sola penna alle energie rinnovabili. Non c'è niente di più stupido che fare una competizione fra energie rinnovabili ed energie nucleari. Perché per un paese come l'Italia, che non ha fonti di energia proprie, di energia fossile proprie, noi dove andiamo bene sotto questo profilo. Quindi anche lì parlare di competizioni fuori non ha senso. Dobbiamo renderci conto che oggi come oggi l'energia nucleare è ben più economica purtroppo di molte energie rinnovabili. Però questo non toglie che noi non dobbiamo fare ricerche e fare tutto il possibile, il massimo sforzo anche sulle rinnovabili.